Ora ci chiede la parola Pier Antonio Bacci per fare una comunicazione. Sì, non una farò breve comunicazione. Una relazione perché, per rispetto a chi mi segue, però solamente una piccola osservazione. Io volevo portarvi oggi un dramma nostro, un dramma che abbiamo nella nostra società. Una volta le persone ci venivano a dire mi curi la cellulite, oggi le persone ci dicono dolore mi toglie, dottore mi toglie il dolore alle gambe, ma mi cerca di curare un dramma della nostra società che si chiama lipoedema. Lipoedema è un dramma vero, quelle persone che diventano invalide, grosse, che noi pensavamo fosse solamente in America o in Australia, ma in America, non da tutte le parti, nel New Hampshire o nel Vermont non ci sono, perché lo stile di vita è diverso. E proprio ieri alla Cattolica, mentre facevo lezione al nostro master in medicina rigenerativa, ho detto domani andrò in un congresso molto importante, perché una delle prime cure di questo problema è quello che ha detto Luca Speciani. Dico, prendete quello che ha detto Speciani e io vado avanti, salto dalla mia relazione. Ha ragione, ma dovete prendere un pezzetto anche di quello che ha detto la dottoressa Lucangeli, la professoressa. È vero, ma dovete prendere un'altra immagine che è la mia relazione, quello che avete visto stamattina. La ricerca di dare ossigeno alla cellula. E avete visto un'altra cosa, come tre persone, di cui una infermiera, hanno salvato una vita. È vero la filosofia, ma bisogna imparare a fare medici. Leonardo dice sempre non perdere tempo a curare le malattie, cerca di perdere tempo a prevenirle. Sì, ma Leonardo moriva a 50 anni, noi a 120. E vi faccio una domanda, ma la nostra vita è basata sulla idea teleologica o sull'idea meccanicistica? Cioè noi siamo destinati ad andare là o le nostre malattie vengono per causa effetto? Guardate che sull'idea teleologica e meccanicistica si basa tutto il concetto della vita e tutto il concetto del tempo. Vi consiglio di guardare il film Lucy. Qual è la conseguenza di questo? In un mio libro che ho fatto con Curri una volta e che ho ripetuto sulla matrice interstiziale, il più grande organo, la copertina è molto bella, devo dire bellissima. Da una parte c'è questo mare, da quell'altra parte c'è uno stagno. Nello stagno i pesci non vivono. E quando io faccio la liposuzione a una persona sana, bella grassa sana, il grasso è bello grasso sano, ma quando faccio la liposuzione a un lipedema non aspiro 3 kg, ne aspiro uno se va bene, ma aspiro una ganga sporca, marrone. Allora dobbiamo chiederci che cosa succede in quel mare che cambia. Le soluzioni le abbiamo sentite stamani, ma quello che diceva Speciani e Luca lo sposo e lo metto qui. Impara a depurarti, io ho fatto un mantra di questo impara a depurarti, ma quello che abbiamo visto stamani è l'importanza dell'ossigeno. Io quando faccio lezione al Master Medicina Rigenerativa la faccio con una persona che non è un medico, è un perfusionista. Chi è questa figura che fa 3 anni che non è medico, biologo? È quello che fa restare in vita l'operato di cardiochirurgia. Mentre i cardiochirurghi operano, c'è l'anestesista, c'è l'infermiera, poi c'è un'altra figura che forse non conoscete, che non è un medico, non è un'infermiera, si chiama perfusionista. Che cosa fa? Dà ossigeno alle cellule, ti tiene in vita. Il range è piccolissimo, non è acido, non è basico, è fisiologico. Cerca di darti la vita, che cosa ti fa? Ti dà 30 minuti di cardioplegia con una soluzione iperpotassica, dopo 30 minuti ti ferma e te la ridà. Cioè una figura, non è un medico, che ti tiene in vita. L'importanza dell'ossigeno, io voglio solo questo, ma finisco qui. Guardate che c'è qui sotto, c'è un fonendoscopio, un'immagine bellissima. Stagnaro è il fonendoscopio, voi sapete che io Stagnaro lo stimo, ma non sono proprio d'accordo per tante cose, per tante sì, ma non esiste, non si possono avere dogmi oggi. Noi non abbiamo più una società verticale, abbiamo una società orizzontale, dove non esiste più la verità, dove esistono tante cose. Quindi ascoltiamo la verità degli altri, non portiamo il cervello all'ammasso. Dice Sant'Agostino, io sono sempre pronto ad ascoltare, ma non a farmi insegnare. Perché? Perché dobbiamo capire noi, provare, sperimentare, siamo medici, e capire quello che oggi sta molto cambiando. Ma noi stiamo perdendo il concetto del fonendoscopio, l'ascoltare.
e provare quello che è. Devo dire, io voglio concludere con questo, però questo è importante, e voglio dire a Spattini, nella mia vecchia Toscana, profonda Toscana, c'era un detto che il 24 di giugno passava una strega, che mettevi l'erba di San Giovanni, devi prendere l'acqua e metterla alla luna. Era importante. L'importante è crederci. Ma c'è una cosa, che quella l'acqua te la doveva dare tua mamma, perché la mamma non è madre ma è matrice, quindi riflettiamo sulla matrice, e onore a Sergio, grazie. Grazie a te, grazie.